dopo che tu avevi come termine di paragone l'intervista di Fazio a Chiara Ferragni, che era una non intervista fatta da un non giornalista incapace, Mi che non gli dissocio. ha fatto completamente nessuna domanda, a una che non è capace di rispondere neanche alla domanda, forse soltanto alla domanda che gli fa la madre, che cosa ti metti oggi? Cioè, sei visto, sicuramente l'hai vista, l'intervista di Fedez a Belve con Francesca Fagnani. Assolutamente Un sì. commento da parte tua di quell'intervista, poi magari andiamo a analizzare più a fondo alcune dichiarazioni rilasciate da Federico. Allora, il commento, devi fare un'analisi di commento basata su tre livelli. Primo livello, operazione televisiva sia per quanto riguarda le belve, Fagnani, Belve Rai 2, sia per quanto riguarda Fedez. Riuscita al 100%. Le belve ha fatto branding e ha istituzionalizzato ancora di più il programma, quindi è andata ancora molto più forte. Ha fatto un record di share clamoroso, era la Vabbè, prima si volta che sapeva, parlava. chiaro. E soprattutto ha avuto un'esclusiva e sui numeri di visualizzazioni che sono ritornati ha fatto dei numeri incredibili su RaiPlay. Fedez ha fatto la scelta giusta e con un interlocutore come la Fagnani ha vinto perché è sembrato vero, più vero di quello che è realmente, più buono di quello che è realmente e per il pubblico della Rai ne è uscito bene. Questo è il primo punto. Il Cosa che secondo non è punto. riuscita tanto magari a Chiara, anche Allora, tempo che fa. ovviamente era molto più semplice perché dopo che tu avevi come termine di paragone l'intervista di Fazio a Chiara Ferragni, che era una non intervista fatta da un non giornalista incapace, Mi che non dissocio. gli ha fatto completamente nessuna domanda, a una che non è capace di rispondere neanche alla domanda, forse soltanto alla domanda che gli fa la madre, che cosa ti metti oggi, in cui hanno lanciato sul canale più importante oggi della televisione italiana, il 9, con tutta la sponsorizzazione e i soldi che ci mette Discovery, e quindi tutta la campagna pubblicitaria e tutto l'ufficio stampa, si sono incontrati e non hanno detto assolutamente nulla, facendo una figura di merda clamorosa e quindi affossando l'immagine di entrambi. Qualsiasi cosa avesse detto Fedez, sembrava Umberto Eco. Ora, non è sembrato Umberto Eco, ma era troppo facile il termine di paragone. Qui il secondo punto era Fagnani. La Fagnani è stata, non perché amica mia, l'avete avuta anche qui come ospite, ma è stata molto brava perché ha usato l'ironia quando c'era da usare l'ironia, è stata cazzuta quando doveva essere cazzuta e soprattutto fa una cosa che è molto più semplice, che rende l'intervistatore e lo mette a suo agio, perché poi lei fa la domanda pungente a cui viene data una risposta, con cui lei non risponde con un'altra domanda, ma risponde con un'affermazione. Quindi anche le risposte di Fedez poi non sono state analizzate come dovevano essere analizzate, perché alcune comunque potevano essere analizzate in modo diverso e alcuni errori Federico li ha fatti. Tipo un esempio. L'esempio principale, l'ho detto anche a lui, è stata quella dei bambini. E nel momento in cui la Fagnani gli chiede perché voi non fate vedere più i bambini? Da chi è nata la cosa? Ovviamente era uscita già la Sì, notizia, probabilmente sapevo. siamo stati noi di Dirling a darla. Federico, nel momento della separazione, ok? Qua parliamo di separazione, notizia, vera, l'abbiamo annunciata noi, io e lui, per primi. Ci sono stati tantissimi siti, giornalisti o influencer, o tutti quelli che voglio, che dicevano che non era vero, che non era possibile. Alcuni addirittura che pensavano che fosse una fake news usata per rilanciare l'immagine. Magari, l'abbiamo detto, sarebbero stati straintelligenti a distogliere l'attenzione in questo modo. Invece noi abbiamo sempre detto che si sarebbero lasciati e non sarebbero tornati, ma l'abbiamo detto molto prima. Quindi nella causa di separazione, perché poi arriviamo a un passo superiore oggi e vi diamo la notizia, lui decide di mandare una lettera dell'avvocato e dirgli, in questo momento molto delicato per noi e soprattutto per la sua situazione giuridica, è meglio che non facciamo vedere i bambini. Quindi lei viene colta di sprovvista e allora utilizza il cabotage. La prima notizia effettiva ce l'abbiamo con la prima copertina di chi da single di Chiara Ferragni dove c'è Leone a cavallo e Leone per la prima volta viene obliterato. E quindi rimaniamo tutti scioccati. Il problema qual è? Che successivamente la loro smania di dare contenuti ai loro profili, che devono mantenere le stesse visualizzazioni e che devono raccontare, attenzione, una parte vera e pulita della loro vita, perché se Fedez torna
torna a essere quello di prima, cazzone, goliardico, provocatorio, nudo, canzoni, rozzano, rapper. Serata, rapper, fighe, robe varie, la Ferragni cerca di ripulire l'immagine, robe varie, ma poi ci vuole il contenuto che acchiappa la gente, che rimangono i figli. È la cosa che funziona sempre più di tutti. Quindi costretti a pubblicare i figli e li pubblicano di schiena. Di spalle, sì. E allora che cazzo di presa per il culo? Sì, infatti. Se te mi fai una lettera di diffida, ok, per non pubblicare i figli, io va bene, accetto, e dopodiché entrambi pubblichiamo i figli. Sì, esatto. Lì, poi, sì, no. Lì è un po' una presa per il culo. Sì. Allora lì, come è stato onesto in altre cose, Federico, avrebbe dovuto dire, bene, sì, alla fine ho fatto io, ma secondo me è sbagliata perché alla fine tutti e due continuiamo a pubblicare figli. Mm. E allora è una presa per il culo per noi popolo, che ti abbiamo seguito, noi dei follower, che te ci hai raccontato per 5 anni ogni sorriso, pianto, vagito, pappa di quella roba lì, e oggi decidi di non farlo, ma ci prendi per il culo perché li posti di schiena. Questa è stata la prima cosa. Mm. Ok. Poi Federico, in questa intervista, ripeto, ed era il terzo punto, abbiamo detto tre, ne è uscito per la gente, per la massa e per il popolo. Benissimo. Bene, sì. Questo. Vincente. Vincente. Volevo sapere, ne pensavo invece del caso Balocco, che ha detto che ha inciso molto nella... Secondo... Ma ci siamo permessi d'accordo o no? No. Okay. Perché? No, perché... Allora, io l'ho sentito Federico e gli ho detto cosa pensavo agli errori. Un errore è stato questo. Questo dei figli, fondamentale. L'altro errore grave, perché tu quanto guardi le interviste, se fai questo mestiere e se lavori su questi pensieri, devi stare attento agli atteggiamenti, a come si comporta, ma soprattutto a ogni singola parola, che nella consecuzione della stessa parola deve avere un ragionamento logico. Sulla domanda che la Fagnoni gli fa sul Pandoro, sul caso Pandoro, lui dice una cosa, sbaglia il verbo. Ed è stata la cosa più grave che potesse fare. Lui dice, lui non dice io sono sicuro, io sono certo, io vi confermo che mia moglie lo ha fatto inconsapevolmente, la colpa era di un altro. Perché se io vivo con mia moglie 24 ore su 24 e condivido tutto, non posso dire io credo, io penso, chiaro. Giusto? Io so che non è così. Invece lui dice, io penso che l'abbia fatto in buona fede, è la colpa di un altro. Ma dire io, ok, io so. Ma dice che è un verbo usato consapevolmente? Consapevolmente o non consapevolmente. Quello è. Ha detto questo e io, ha detto il marito, e il marito comunque... Ah, il ruolo di marito è padre dei figli, chiaro, quindi sì. Leva il ruolo di marito, leva il padre dei figli, in una situazione in cui la vede in un gravissimo disagio, lascia perdere tutto il resto, ma giudiziario, perché lui potrà essere chiamato anche come testimone nel processo giuridico, devi dire io do per certo che mia moglie non lo sapeva. Punto. La colpa è di Fabio Maria D'Amato. Mia moglie non c'entra niente, la colpa è sua. Non io credo, penso... Perché secondo me è la colpa di quell'altro. Io so, la colpa è di quell'altro. Punto.